come va? Siamo pronti? Sì, sì, sì. Di qua, facciamo pure una foto. Maria Pia, sono andata di qua. Abbiamo questa gelatina di Nero di Puglia. Fatemi aggiustare. Ovviamente tutti i soccoli che potete immaginare, dai raffreddoni alle mele. Il nostro stand. Ti piace? E gli spigna, il rosso e la buccia. Tieni. Molto leggero, insomma. Sì, sì, molto, molto. Questo è il formaggio. Tutto molto leggero. E poi ci sono i fagioli con la Thank you.
Thank you.
finalmente alla fine, quindi al momento più bello che è la premiazione. Già si sentono, grazie. Non sono io che dovrò dire chi ha vinto, quindi io faccio solo una piccola introduzione. Sono più bassa io però, ok. Allora, sono qui con Biagio Dedda, che è il presidente di Slow Food, dei Monti Downi. Per i Monti Downi, responsabile. Responsabile no, mi sa che c'è dell'ironia in tutto questo. Okay. Lavoratore di Slow Food. Ok, allora, vedo tutti attentissimi, quindi io non perderei tanto tempo. Quindi do il presidente, do la parola a Biagio Dedda, responsabile di Slow Food dei Monti Downi, che finalmente decreterà il vincitore e dirà chi è il vincitore della nona edizione della disfida. Ok? Grazie Michela, non è colpa sua, nel senso che io l'ho quasi costretta a venire a presentare, lei non voleva, però voglio dire solo noi insomma, quindi una bella ragazza ci voleva. Grazie Michela, grazie, sei stata bravissima. Sono Biagio Dedda, soltanto membro del comitato di condotta di Slow Food Foggia Monti Downi e mi occupo dei Monti Downi, senza presidente, senza niente, assolutamente. Andiamo con la proclamazione che farà il presidente della giuria, il dottor Giancarlo Capacchione, che è segretario regionale di Slow Food Campania. Intanto ringraziamo gli amici della condotta Slow Food Irpini a Valle dell'Ufita e Taurasi nella qualità del presidente del fiduciario Tonino Ferrante, che veramente senza di loro non si sarebbe fatto, perché la manifestazione nasce in Irpini. Grazie veramente di cuore. Grazie a Michele Dedda, sindaco di Bovine, per la bellissima ospitalità e disponibilità, e diciamo anche economica. Vabbè, non ti dico che, come dire, il comune comunque c'è un impegno per questo tipo di evento. Salvatore Tarollo, vicepresidente regionale, e non mi dilungo, riceveranno un tagliere, diciamo, come ricordo, tutti i partecipanti, dopodiché verranno premiati i primi tre. Do adesso la parola, Torino, tu vuoi dire due parole? Al sindaco Michele Dedda e poi passiamo alla proclamazione. Buonasera a tutti e grazie di stare qua sotto la pioggia. Per la seconda volta Bovino ha avuto l'onore e l'onere, come dici tu, di ospitare questa splendida manifestazione. Quindi un grazie prima di tutto a tutta la famiglia di Slow Food, che ha voluto che questa grande festa di tradizione, di qualità dei nostri prodotti, si ripetesse per la seconda volta a Bovino. Siamo orgogliosi di questo, perché crediamo di avere una bomboniera da mettere a disposizione di chi viene da fuori. E nell'occasione ricordiamo, anche se qua ci sono quelli del distretto della Campania, che Bovino concorre a partecipare come borgo più bello d'Italia, e quindi anche chi volesse ci può votare. Detto questo, penso che state tutti quanti con la palpitazione per sapere chi ha vinto. È giusto che dica qualcosa il nostro presidente, innanzitutto se gli sono piaciuti tutti e 15 soffritti, quindi meglio di voi non lo sa nessuno. Grazie della partecipazione. Allora, purtroppo a noi di Slow Food ci tocca sempre di stare a tavola, a mangiare tutto il tempo. Siamo stati 3 ore, è un sacrificio che ci viene chiesto ogni volta e noi ci prestiamo anche volentieri. Innanzitutto devo fare i complimenti a tutti e 15 i comuni che hanno cucinato questo soffritto, che meritavano tutti per l'impegno e anche per la qualità dei piatti, che devo dire altissima per tutti quanti, anche materie prime. Insomma, si vede che ci sta questa cura e una ricerca proprio delle materie prime del proprio territorio. Oltre questo, a noi
insomma piace anche dire il fatto che c'è stato tutto l'impegno da parte della giuria. Devo dire anche il giudizio è stato abbastanza coerente e unanime da tutti quanti i membri della giuria. Ci abbiamo messo il massimo impegno e quindi devo dire che poi alla fine il risultato è stato quello che era più rappresentativo delle idee di ciascuno di noi. Il soffritto di maiale si fa un po' in tutto, dappertutto, anche in Campania abbiamo, io vengo da Salerno, nella provincia di Salerno il soffritto si fa con, esclusivamente con l'interiora del maiale, con le parti meno nobili, e l'interiore soprattutto, e si usa anche il pomodoro. Invece nella zona del Cilento la chiamano la sfrionzola, ed esattamente come la fanno qua, come la fate qua, con il peperone acito, con le parti del maiale, e qualcuno mette le patate, altri non le mettono le patate. E comunque ci sta una grande, diciamo, coerenza e unanimità da parte all'interno delle varie zone della Campania. Ora direi che possiamo anche dire il risultato. Devo dire che i punteggi sono stati molto vicini tra di loro, proprio perché diciamo, la qualità dei piatti era tutta molto alta. Alla fine siamo arrivati a un risultato che diciamo i primi tre soprattutto sono molto vicini uno all'altro con i punteggi. Allora partiamo dal terzo posto. Sì, prima di dire. No, invito un rappresentante per ogni comunità che magari venga avanti in modo che poi possa ritirare il tagliere, l'attestato e il tagliere, così siete già pronti solo per questo. Grazie. Allora al terzo posto il comune di Flumeri. Antropomorfe che stanno qui nel Museo Civico di Bovino, che risalgono al terzo millennio avanti Cristo e che sono state ritrovate da una famiglia di Bovino, famiglia Gesualdi, e le donò al Museo Civico di Bovino. In questi giorni il sovrintendente per la Puglia di Taranto ci chiede che queste stele vengano trasferite al Museo di Manfredonia. Cosa noi non faremo succedere mai, proprio per rappresentare questo attaccamento che noi abbiamo alle stelle, abbiamo pensato di fare un tagliere che rappresentasse la nostra identità. Niente di più. Le stelle saranno qua, sono di nostra proprietà, non se le porterà mia nessuno. Però approfittavo anche di questo momento, perché ho dimenticato una cosa importantissima. È vero che il comune ha partecipato a far sì che si facesse questa sfida, ma senza l'aiuto di tutti i volontari, giovani e meno giovani, che hanno partecipato a questa sfida, e senza l'aiuto di questa peperina, chiamiamola così, di Maria Rosario, presente alla Prologo, mai avremmo potuto organizzare una cosa del genere. Quindi un grazie caloroso a tutti gli amici che hanno voluto dare una mano al comune per l'organizzazione. Grazie mille. A questo punto ringraziare anche il Gallo, Meridaunia e Promodaunia che hanno contribuito a far sì che questo evento si facesse. Prego Presidente, è l'ultima volta che la interrompiamo, Presidente. Manteniamo ancora viva la sospensione. Volevo anche ringraziare i responsabili Slow Food della zona condotta a Foggia e Monti Downey. Insomma, l'organizzazione è stata perfetta, anche con gli amici dell'Irpinia
Valle dell'Ufita e Taurasi. Devo dire che quando ci mettiamo noi Slow Food, le organizzazioni sono sempre perfette. Complimenti a Bovino per il bellissimo paese in cui non ero mai stato. Grazie. Secondo posto. Gesualdo. C'è stata anche una grande presentazione con il principe e la principessa Gesualdo. Complimenti. E ora? C'è un premio per il secondo posto? Ah, già fatto, stavo a posto. Allora, perfetto. Allora procediamo col primo posto. Allora mi tocca dire, proclamare, non me ne vogliono tutti gli altri, ma il vincitore. Lo devo rileggere perché dovessi sbagliare. Devo dire con uno scarto anche significativo di voti, Bovino. Prossimo mi toccherà di nuovo stare qua. Scusa, volevo dire che ovviamente il merito va a Nicola, il nostro cuoco internazionale, che essendo impegnato al ristorante non può essere qui presente, però ci rappresenta a livello culinario al 100%. Siamo tutti con lui, mi raccomando, votate, siamo il borgo dei borghi più belli d'Italia, mi raccomando. Complimenti, Allora, in ordine verranno chiamati per ritirare comunque il premio di partecipazione. Michele, questo lavoro lo devi fare tu. Dove stai, Michela? Questo lavoro che devi fare tu. Vieni qua. Prendi il microfono e chiami ad uno chi è che deve essere qui. Allora, ovviamente no. Allora, quindi dovrei chiamare in ordine tutti quanti. Vado a memoria, in ordine alfabetico addirittura. Posso chiamare? Ariano Irpino. Appunto, Ariano Irpino, dov'è? Un rappresentante di Ariano. Sempre in ordine alfabetico, io chiamerei Bonito. Vieni Michele. Ariano Irpino. Ariano sta arrivando, nel frattempo c'è Bonito. Grazie Michele per aver partecipato, per essere stato qui. Ci vediamo l'anno prossimo. Vabbè. Un bacio. No, Bonito. Grazie. Poi abbiamo Bonito, sì. Dai. De Niceto. Dove sono i rappresentanti di De Niceto? Poi abbiamo Castelluccio Valmaggiore. Eccoli. Orsara, vieni Antonio. Orsara. Grazie,
comunità di Troia. Troia! Casalnuovo Monte Rotaro. Casalnuovo Monte Rotaro. Valle Saccarda. Valle Saccarda, eccolo. La comunità di Grotta Minarda. Casalnuovo. Casalnuovo Monte Rotaro. Già abbiamo chiamato. Allora chi manca? Flumeri! Flumeri! La comunità di Flumeri. Taurasi. Comunità di Taurasi, eccolo, eccolo qui, Taurasi, e poi andiamo fino. Maria Rosaria, passo il microfono a te per le ultime parole, perché è giusto. Maria Rosaria, Melito, 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 scusatemi, Melito, perdono, io non sono preparata, me lo dovevano dire prima, che l'improvvisazione è fino a un certo punto, poi dopo uno dimentica. Ricordate con le vostre mail di votare sul sito www.chierimangiaro.rai.it. Io volevo ringraziare tutti per la presenza. Nonostante le condizioni meteorologiche, non nascondo la nostra felicità per la vittoria, anzi spero che questa vittoria si possa seguire il 23 marzo con la vincita al Borgo dei Ponti. Quindi vi chiedo di votare per Covino e vi rimando all'anno prossimo. Grazie. È attiva la telecamera? Ah, volevo mostrare. Vediamo.